Una volta che il vostro narcisista patologico ha applicato su di voi il love bombing e il gaslighting, per cui una volta che vi ha fatto innamorare per poi incominciare a abbassare il vostro livello di autostima parlando male di voi o parlando male con voi, e una volta che voi siete arrivati all'esasperazione e magari alzate la voce per ovvi e chiarissimi motivi, si passa alla terza fase, cioè la terza fase chiamata lo scarto. Che cosa succede quando un narcisista patologico scarta la sua vittima? Prima di tutto, ritorniamo sulla prima fase di love bombing. Il love bombing è il momento in cui lui fa l'enorme fatica di mostrarsi a voi per il massimo che può dare, quindi il massimo di quello che voi potete ricevere, perché come già specificato negli altri video, siete state analizzate in maniera più che chiara e concreta, per cui sai esattamente che cosa vi manca. Parlo ovviamente sempre in termini narcisistico-patologici al maschile per comodità, ma in realtà si sta parlando di narcisisti patologici sia uomini che donne. La seconda fase ovviamente è quella del gaslighting. Come ho già anticipato, è il momento successivo alla prima fase di love bombing, dove tutto è amore, di punto in bianco tutto diventa meno amore, voi siete sempre quelle meno interessanti, a discapito vostro. Ovviamente c'è di interessante qualcun altro che già è esistente prima di voi o qualcos'altro, non necessariamente è sempre soltanto una persona, ma può essere anche soltanto un interesse. La terza fase, quella di cui stiamo parlando in questo momento, si chiama scarto. Come inizia lo scarto? Lo scarto inizia quasi sempre dopo una discussione programmata dal narcisista patologico. Perché succede? Perché il narcisista patologico si è stufato. Dopo il primo momento in cui ha preso tutta l'energia positiva, il secondo momento in cui vi ha esasperato a morte, siete diventate noiose, noiosi oppure pesanti. Il peso non lo vogliono, loro vogliono sentire soltanto l'approvvigionamento narcisistico, vogliono sentirsi amati, vezzeggiati, vogliono sentirsi il vostro Dio, per cui in quel momento non gli state dando quello che loro vogliono. O comunque se glielo state dando, si sono stufati e vogliono dell'altro. Per cui dopo, tra la prima e la seconda fase, chiamata love bombing e ripeto gaslighting, c'è un momento di stasi in cui lui ovviamente riprende in mano le vecchie prede che ha avuto prima di voi o semplicemente si è guardato in giro. Al momento in cui c'è lo scarto, non vi preoccupate che ha già un'altra vittima a cui fare love bombing. O se non è una vittima, ci sarà sicuramente un interesse primario che va a approvvigionare il suo bisogno di attenzioni e quindi voi non siete più la sua esigenza primaria. Cosa succede quando ovviamente c'è lo scarto nella vostra mente? Il primo momento di love bombing siete entusiasti, il secondo momento in cui vi fa gaslighting non comprendete il motivo per cui vi tratta così male perché non ce n'è nessun motivo, non esiste il motivo in effetti. Al terzo momento in cui c'è lo scarto vi sentite a pezzi perché tutto quell'amore, tutta quell'attenzione in un attimo si è bruciato e voi non sapete darvi una motivazione. Vi ricordo che ogni conclusione di storia con un narcisista patologico non è una fine di una storia con una persona normale, non stiamo parlando di una relazione che si conclude in maniera naturale, comprendendo l'impossibilità del rapporto e dando comunque spazio all'altro per poi ritrovarsi in una forma amicale e sicuramente positiva. Assolutamente no. Nello scarto del narcisista patologico c'è una chiusura totale di punizione, chiamata chiusura punitiva. Questo perché avviene? Perché semplicemente voi quel giorno, invece di permettervi di essere la classica cagnolina o il cagnolino di turno che siete abituati a fare perché loro vogliono che voi siate quello, semplicemente alzate un attimo il tono della voce o semplicemente vi mettete un vestito più o meno scollato o andate a giocare a calcio una volta in più. Non ci sono motivi per cui le liti enormi vengono provocate dal narcisista patologico, se non il suo bisogno di chiudere con voi per farsi i fatti propri. Dove i fatti propri significa andare a ripescare le persone a cui hanno dato attenzione nel momento di gaslighting oppure semplicemente avere un interesse di altro genere. Che cosa fa il narcisista patologico nel momento in cui c'è il distacco da voi? Semplicemente va alla ricerca di una nuova vittima, un nuovo interesse, una persona più o meno confacente a quello che serve a loro, che nel caso fosse migliore, tra virgolette, nella loro testa di voi, sarà la prossima vittima, voi rimarrete lì in attesa che lui, magari o lei, tornino, ok?
altrimenti semplicemente si fa forza di un interesse in cui voi non siete possibili nemmeno di essere valutati. Pertanto, al momento in cui si stuferà dell'ennesima vittima, quindi di quella dopo di voi, con molta probabilità o tornerà a cercare voi o tanto più cercherà un'altra vittima dopo di voi. Considerate che alla domanda tornerà il narcisista patologico? La risposta è, mi viene da dire per voi, purtroppo sì, tornerà sempre, quasi sempre. Ci sono veramente pochissimi casi in cui il narcisista patologico ha la grande fortuna di chiudere con una vittima per trovarne una migliore di lei. Di base, loro per fare di una persona una vittima hanno bisogno di tempo. La fase di love bombing è ormai con i social sempre più facile da trovare in giro, per cui ci sono molte possibilità per tutti, comprese per le vittime. Pertanto, può essere che la fatica di fare love bombing senza ricevere attenzioni effettive dalla vittima prescelta dopo di voi lo possano mandare in tilt e quindi che torni da voi per riprendersi quello che almeno voi siete in grado di dare. Oppure semplicemente può essere che abbia tentato con una seconda vittima, ma che con questa vittima non si senta al punto di provare una sensazione di benessere tanto quanto nel vostro caso. Ma mi raccomando, in ogni caso, ricordatevi che non è per amore e non è mai per dispiacere che tornano indietro e tantomeno non si pentono minimamente di avervi fatto gaslighting o di avervi deturpato l'anima. Questo è ciò che purtroppo è nell'indole del narcisista patologico, cioè voi per loro siete semplicemente degli oggetti da utilizzare a seconda delle loro necessità e delle loro virtù, a seconda di quello che serve solo al loro ego. Detto questo, spero di essere stata esaustiva. Se avete bisogno di qualsiasi altra informazione, potete andare sulla pagina Guarire dal narcisista patologico Io scelgo me su Facebook oppure seguire il mio sito o iscrivervi a questo canale. È stato un piacere, buona giornata a tutti.